Eccoci, buonasera a tutti. Credo mi stiate già ricevendo, sì? No. Sì, dovrebbe essere partito lo streaming in questo momento. Ciao Luca Viola, grande, come stai? Allora, Max Angotti, Giuseppe Furnari, Luca Viola, ciao a tutti, spero stiate super bene. Regoliamo un attimo qua. Oh. Mirko, Maina, Fabrizio, ciao, Diego, ciao Diego, ci sei anche tu? Luca, Enrico Benatti, Pigiama, hai cambiato nome, Pigiama? Federico, ciao Matteo e Nicolo Ardesi. Ciao Nico, stai bene? Nico, ma sei a Torino sempre? Ci siamo praticamente super persi, però adesso che finisce questo delirio. Eleonora, ciao. Ivan, Tommaso, Carmelo Aricò. Ecco, Nick è qua. Ok. Allora, dunque, oggi volevo raccontarvi un po' di cose. Vabbè, aspetto ancora un attimo perché c'è tanta gente che si sta ancora unendo. Ciao Marco Fossati, un nuovo fan. La parola fan mi fa un po' strano, però. Segui il canale, quindi immagino bene, sono contento. Alberto Albo, ciao Marco Ventuin, anche a te. Questa maglietta purtroppo sono finite, nel senso che erano incluse, erano in omaggio ai primi iscritti del corso e adesso sono già tutte allocate, quindi vedrò di farle rifare. Però è curioso che tu mi chieda della maglietta. Naturalmente poi le farò rifare, ma mi hanno fatto notare, io non ci avevo fatto caso, ultimamente stiamo parlando tanto dell'importanza del racconto, dello storytelling, eccetera. Sapete che io insisto molto su questo aspetto e non soltanto sulla tecnica fotografica per il video, eccetera. E non avevo notato, in effetti, che questo marchio può ricordare anche un cuore sulla macchina da presa. Quindi questa cosa del collegamento, cioè, insomma, mi fa piacere. Comunque sì, le rifaremo le magliette, quindi poi quando saranno disponibili le trovate sul canale. Io intanto, come ho fatto settimana scorsa, o anche stasera vi lascio poi uno sconto che però varrà soltanto per stasera sui corsi. Questa volta sarà uno scontone. Ricorda anche Topolino e una serie di altre cose, però limitiamoci al cuore. Vi lascio poi un super scontone per chi vuole iscriversi ancora al corso, c'è ancora posto ovviamente, però visto che ci sono le dirette e visto che il corso è ormai arrivato a metà, quindi una buona parte le potete vedere registrate, ho deciso di magari durante le dirette di regalarvi qualche sconto di modo che possiate ancora acquistarlo. Ciao Stefano Salemi, Peo Fallarino, ciao Peo, a maestro, no, no maestro non mi piace. La Sony A7 III, cado io a fagiolo. Adesso vi spiego perché c'è tutto questo, perché ho lasciato questa immagine della macchina. In realtà non è l'unica macchina che volevo includere nella fotografia, però insomma, beh, possiamo iniziare direi a parlarne, siete già veramente tanti, sono già passati 4 minuti, io poi naturalmente ogni tanto mi fermo e guardo se c'è qualche stop, qualche domanda. Ciao Arturo. Allora, cosa succede? È successo che in questi anni di chiacchiere con voi su YouTube, naturalmente attraverso i social in generale e facendo i corsi, mi sono, diciamo che ho ritenuto particolarmente importante cercare di esservi vicino anche con le attrezzature, nel senso che ho un po' la sensazione che sia estremamente importante e necessario
parlare sempre di tante macchine in maniera molto libera. Voi sapete che io non ho relazioni particolari con nessun brand, quindi ho dei gusti personali per quanto riguarda le macchine, nel senso che in particolare quello che a me colpisce più di tutto, mi interessa più di tutto, è il tipo di pasta che ha la Canon piuttosto che la Sony, piuttosto che la Panasonic, eccetera. Al di là di questo, però, quello che io sto facendo sul web in particolare vuole essere estremamente ecumenico per quanto riguarda la scelta delle macchine. Vi ho sempre detto che la macchina è l'oggetto che ci accompagna per raccontare delle storie. È importante aiutare le persone ad arrivare a delle scelte consapevoli. Proprio ieri ho fatto un incontro di un'ora con un allievo che aveva bisogno di decidere che macchina acquistare per quello che aveva bisogno di fare lui, e alla fine di questo incontro era molto palese che per la sua esigenza c'era una macchina in particolare che era adatta, assolutamente adatta, e non un'altra. Quindi la mia decisione è stata quella di tornare un po', di fare due passi indietro, di fare un minimo di sforzo, ma poi insomma estremamente importante per i miei corsi, per avere il massimo della qualità del rapporto con voi online, eccetera, potervi seguire, spiegarvi perché con una macchina e perché non un'altra. E allora ho deciso di rendermi ancora più ecumenico e dotarmi quindi delle 3-4 macchine principali che ci sono sul mercato. Penso che sia una scelta giusta. Adesso in questa settimana completeremo il giro, tornerà a casa una GH5, la Sony, la A7 III, è già arrivata, la vedete qui, la metto proprio come nella fotografia, quasi come nella fotografia. Quindi nel giro di questa settimana ci sarà, per tutto quello che riguarda i progetti sul canale, i progetti di formazione, ci saranno a disposizione tutte le macchine, di modo che correttamente uno può parlare un po' di tutto e soprattutto può parlare di tutto con quelle persone che mi seguono, che hanno l'esigenza di capire bene in che contesti utilizzare una macchina, in che contesti utilizzarne un'altra. Molto spesso nei video che vedo online c'è un'eccessiva tendenza al monobrand, mentre io contavo appunto di seguire un po' i vostri suggerimenti anche sulla base delle cose che desiderate vedere, eccetera, però farli magari una volta accompagnandovi con una macchina, con la 7 III, per esempio, la volta successiva con la GH5, la volta successiva con la EOS R, eccetera eccetera, proprio perché in questo modo credo che ci sia un po' di pane per tutti e tutti riescano a capire meglio se sono più orientati verso una macchina piuttosto che l'altra. Il momento è un momento importante, io l'avevo già anticipato non un anno fa, ma più o meno quando avevo fatto le recensioni su A7 III versus GH5, A7 III versus EOS R. Vi avevo anticipato quello che poi è successo, in particolare per GH5, cioè che oggi GH5 è veramente diventata ultra accessibile. Quando avevamo fatto il video mi sembra che il prezzo medio di mercato fosse ancora sui 1.400-1.500. Quella che ho preso io le ho acquistate ovviamente queste macchine. Una l'ho acquistata praticamente usata, ma pochissimo, la Sony A7 III. L'ho acquistata molto bene, secondo me. La GH5 l'ho comprata nuova, perché la GH5 era io avevo pianificato di comprarla comunque, perché è una macchina che chi mi segue da tanto tempo sa che io adoro la GH5, è una macchina che mi può servire per tantissime cose, soprattutto quando sono in viaggio, quando voglio divertirmi, andare via con un set leggero, magari con due lentine giuste, però non potevo naturalmente non riprendere indietro anche la GH5, che è una macchina che ha avuto insomma un successo che è inutile stare a ribadirlo. Però le ho prese tutte e due, la GH5 arriverà in settimana. Quella che ho preso io su Amazon, era il momento in cui l'ho presa, era 1.060 euro, quindi capite che direi che è poco... È troppo facile dirvi che comprare una macchina con quelle potenzialità lì a 1.000 euro significa che oramai siamo arrivati a un punto in cui dovrebbe essere chiaro a tutti che quello che conterà maggiormente è che cosa andiamo a raccontare con il video, perché l'accesso alla tecnologia non è più un problema.
se sappiamo che una macchina come la GH5 possiamo acquistarla con 1000 euro, magari non è una cosa proprio per il super, super, super principiante, non è una cosa che ci possiamo permettere se abbiamo un budget molto, molto ridotto, però capite che una macchina con 4K, 60 fotogrammi al secondo, un bel 120 fotogrammi al secondo, una stabilizzazione che probabilmente è la migliore che c'è sul mercato, stabilizzazione del sensore, lo schermo orientabile ha i suoi difetti ovviamente, però oramai il dado tratto, avere macchine di quel livello lì, seppur micro 4 terzi, accessibili a 1000 euro, vuol dire che sta succedendo una cosa meravigliosa dal punto di vista dell'accesso alla tecnologia. Significa che chi ha delle grandi idee sta per avere la possibilità di accedere anche alla possibilità di tradurle dal punto di vista visivo ad un livello cinematograficamente parlando con una fotografia molto 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 alta. Quindi questa è una roba che va a scardinare completamente le idee, diciamo, di quello che è la struttura del mercato. Ci saranno sicuramente tantissime persone talentuose che prima magari non riuscivano ad arrivarci col budget e che adesso piano piano inizieranno ad avere accesso a macchine che sono magari un pochino più datate, ma che hanno oggettivamente tutto. Allora, vediamo un pochino, intanto questo era per rompere un pochino il ghiaccio, per capire di cosa saremmo andati a parlare questa sera. Allora, sì, ho iniziato da 4 minuti. Allora, per quanto riguarda la X, molti mi chiedono, no, per quanto riguarda la Fuji. A me piace moltissimo, mi piace Fuji, cosa sta facendo negli ultimi anni. Credo che ci sia un percorso, il suo sia un percorso virtuoso. Io mi concentro principalmente su quelle macchine che hanno già sul mercato un'enorme diffusione, un'enorme esperienza, che sia in grado di dirci quali sono appunto le caratteristiche principali, i punti deboli, i punti di forza, perché utilizzate e sperimentate da una quantità di persone gigantesca. Fuji arriverà anche agli stessi risultati, probabilmente ci arriverà tra un anno o due. Rimane il fatto che per me Fuji, dal punto di vista del file, è una macchina fantastica, non è ancora completamente entrata nel mio cuore, perché forse anche perché ha un tipo di file molto marcato, forse troppo marcato. Detto questo, sono sicuro che andrà ad accompagnare le tre principali, Panasonic, Sony e ovviamente adesso insomma anche Canon, con le nuove macchine che dovrebbero uscire. Fuji farà sicuramente la sua parte, Nikon sì, vediamo insomma con i prossimi prodotti che dovranno uscire. Blackmagic, inutile negare che oramai ha consolidato un suo preciso settore, per cui un segmento del settore, per cui abbiamo davanti insomma delle cose, la possibilità di accedere a qualsiasi tipo di macchina, e i prezzi ovviamente si stanno molto abbassando. Su questo possiamo parlare, perché rimangono ovviamente delle macchine che vanno a occupare range di prezzo altissimi. Non suggerirei in questo momento di non guardare nemmeno troppo ai livelli alti di gamma, per una serie di ragioni che adesso andiamo magari ad approfondire un pochino meglio parlando della GH5 e della A7 III, Allora, vediamo intanto un pochino indietro, perché vedo che avete sparato un miliardo di... Alberto, per fare il corso basta che ti iscrivi, non c'è nessun problema. Allora, ve lo dico subito, ve li scrivo qua sotto. Allora, ne ho messi proprio pochi. Allora, c'è uno sconto gigantesco che è questo, il codice sconto è questo, ve lo dico, vi dico che durerà soltanto fino a mezz'ora dopo la fine del corso, ed è questo, che vuol dire che c'è uno sconto del 40%, e poi ce n'è un altro, 40%, però ce ne sono pochi, e poi ne ho messo qualcuno, Giuliano 30, che durerà più o meno fino alla mezzanotte di oggi. Sono su www.votraining.org, così. Soprattutto i più giovani, soprattutto quelli che ho visto la volta scorsa, mi dicevano che hanno un po' meno budget, spero che possano trarne un beneficio. Quando dovete fare il checkout, basta che inseriate questi codici di sconto e avete esattamente quel valore di sconto lì, per cui se vi fa piacere
cioè, non sentitevi naturalmente obbligati, perché per me già il fatto che mi seguiate su YouTube è già una grande soddisfazione. Quindi, allora, dopo ve lo ripeto, comunque ci sono i corsi a disposizione, sul sito trovate tutte le informazioni. Allora, vediamo un pochino di domande. Farò anche una recensione sulla XT4, sicuramente sì, non so se prima delle vacanze o dopo, però penso che la farò. Molto bella, concordo. The End of the Road finalmente riesce ad arrivare a una live, meno male, io avevo il dubbio, non sapevo mai come comunicarle le live in realtà, perché non ne facevo tante, però ho scoperto che in questo periodo di chiusura forzata, in cui siamo tutti bloccati in casa, è stata la soluzione migliore, perché ci ha dato la possibilità di avere un contatto un pochino più intimo e forse era la cosa migliore, anche perché insomma ci voleva un po' di naturalezza, visto che siamo stati così travolti da questo momento così pesante. GX80 come entry level. Allora, io adesso appunto volevo arrivare a cercare di darvi una mano per quanto riguarda tutto il discorso dell'entry level. Bisogna intendersi sul budget quando parliamo dell'entry level, perché entry level dal punto di vista del budget è un discorso più di carattere commerciale. Entry level per fare video togliendosi un po' di soddisfazioni, secondo me non bisogna stare sotto alla G80, non bisogna stare sotto alla M50, e oggi, se fosse possibile riuscire ad arrivare alla G9, sarebbe l'ideale. Mi rendo conto che non per tutti è possibile, però la G9 è una piccola GH5 e costa un qualche centinaio di euro in meno. Quindi, se naturalmente invece non possiamo farlo, sì, va benissimo. Tutto il mondo Panasonic, sapete che è al centro del mio cuore, unico neo l'autofocus. Quindi, se avete bisogno di avere un autofocus molto performante perché volete riprendere voi stessi, per esempio facendo vlogging, è l'unica ragione per la quale vi dico attenzione con Panasonic, perché purtroppo da quel punto di vista lì non è il massimo. Poi tutto si può fare, però ecco. E viceversa, se proprio vi serve un qualcosa per abbattere il più possibile i prezzi, è chiaro che dovete andare sulle super entry level. Ricordatevi però sempre, adesso poi ne faremo un discorso ad hoc, perché questo è il discorso dei discorsi. La camera di per sé fa un pezzettino, il grosso lo fa quello che siete in grado di raccontare, il vostro livello di empatia, però un'altra enorme fetta la fa la qualità della lente, perché molto spesso voi pensate di comprare una macchina e di avere chiuso il lucerchio. In realtà non è così, perché se voi mettete una lente di qualità piuttosto scarsa su una macchina buona, è chiaro che non vi state dando proprio il massimo possibile. Anche una lente di qualità media non vi darà quel risultato strepitoso che può darvi una lente top di gamma, per cui state attenti ad andare poi troppo su con la macchina, perché poi non avete le risorse per acquistare una lente adeguata alla macchina. Poi sapete che ci vogliono tante altre attrezzature per poter fare bene video, quindi iniziamo piano piano, passo passo. Può darsi che comprando una M50 con la lente kit non sarete super soddisfatti, però sapete che sulla M50 con un adattatore potete montare poi anche qualsiasi lente della serie F. Sapete che sulle micro 4 terzi comprate un piccolo adattatore, un anello adattatore, e potete montare una valanga di lenti vintage meravigliose che comprate anche nei mercatini a 30-40 euro. Quindi piccoli passi. Se siete proprio all'inizio e se non avete budget, è ovvio che dovete iniziare con quello che avete. Panasonic, Sony è un po' più inaccessibile sulle low budget, però Panasonic, tutta la linea GX80, G80, G7, eccetera, sono macchine alle quali potete avvicinare. È estremamente importante, ma voi sapete che io sono poi sempre disponibile anche su YouTube, che mi raccontiate quando mi chiedete che macchina potreste comprare, mi diciate anche un po' perché cosa ne avete bisogno, perché adesso verremo al punto. Tra l'altro siamo in 100 in questo momento, il che mi fa molto molto piacere. La macchina si acquista anche in base a ciò che si vuole fare. Vi faccio l'esempio di ieri. Una checklist per l'acquisto della A7 III piuttosto che della GH5. 5 punti essenziali. Uno può fare come i piloti d'aereo quando devono decollare, no? La prima discriminante è sicuramente il prezzo.
no? Se abbiamo il dubbio tra GH5 e A7 III, la prima discriminante è il prezzo. In un caso compriamo un set con probabilmente 2000 euro, nel senso GH5, macchina più una lente discreta per iniziare, no? Per esempio il 12-35. Nell'altro caso ovviamente dobbiamo andare al doppio, quindi se noi siamo su un livello di budget che fa una discriminante tra i 2000 e i 3000 o 4000 euro, è chiaro che non possiamo andare su A7 III. Se alla risposta relativa al budget abbiamo le idee già chiare, in un caso saremo obbligati ad andare su GH5, ovviamente perché proprio non abbiamo i soldi. Se invece abbiamo l'opzione di andare anche su A7 III, beh, allora l'ambito diventa più, un pochino più largo. In quel caso potremmo andare a chiederci, ma per le cose che devo fare io, ho bisogno di un autofocus infallibile o posso accontentarmi di un autofocus discreto? Se ho bisogno di un autofocus infallibile, ovviamente non andrò su Panasonic GH5, perché pur avendo un buon autofocus sufficiente, diciamo, non è paragonabile ad A7 III, non è paragonabile a Sony. Di conseguenza, se la vostra scelta è da voi determinante il discorso dell'autofocus, è chiaro che non c'è possibilità di trovare un'alternativa, nel senso che Panasonic non vi offre sicuramente quello che vi offre A7 III o Sony in generale. La terza questione potrebbe essere, uno dice la stabilizzazione, ma la stabilizzazione più o meno si assomigliano, GH5 è molto più avanti rispetto alla 7 III, però comunque sono tutte e due macchine ampiamente ben stabilizzate in camera, sensore stabilizzato. La quarta discriminante però può essere quella della luce. Allora, se avete bisogno di una macchina performante in basse luci, certamente non andate a prendere la GH5. Ora, questi sono i quattro fattori essenziali. Quando avete dato la vostra risposta su questi quattro macro fattori, sapete immediatamente se dovete andare su GH5 o su A7 III. Quindi budget, risposta nelle basse luci, vabbè, ve li ho detti tutti e quattro, insomma, tutti e cinque. In ultimo, naturalmente, e questa non è una cosa secondaria, non andate mai contro, e questo è un consiglio che vi do proprio di cuore, non andate mai contro a ciò che vi piace dal punto di vista visivo, o se lo fate, fatelo perché dite: io in questo momento non posso permettermi di spendere troppo e quindi mi accontento, ma perché poi un domani riuscirò magari a fare un passaggio successivo. Se vedete che quando guardate i lavori sul web, dopo un po' vi sarete fatti l'idea, avete capito che Sony ha una certa caratteristica di colore, di pasta, Canon un'altra. Se non vi sentite particolarmente trascinati da un colore di una macchina, da una tipologia di macchina, è vero che ci fanno la color sopra, però comunque vedete che la caratteristica io potrei riconoscere se uno ha fatto un lavoro su Sony o no, lontano 2 miglia, 2 chilometri, perché è palese che anche facendo la color ci sono sempre comunque delle macro caratteristiche che rendono riconoscibile il lavoro, a meno che non sia esasperatamente colorato, no? E quindi, se per caso siete molto orientati, come qualcuno che scriveva mi sono innamorato dei colori di Fuji, è chiaro che io vi consiglio di valutare se non ci sono, se nulla osta a prendere qualcos'altro, vi consiglierei di andare su una macchina che abbia una pasta che, insomma, che vi piace, ecco. La Blackmagic è una macchina ultra consigliata per i filmmaker, ma se sei il filmmaker sbagliato, la Blackmagic è la macchina più sbagliata che puoi prendere. Perché la Blackmagic è una macchina straordinaria, super straordinaria, se non devi fare video di viaggio, video di eventi, video di movimento, video insomma che richiedano molta dinamicità. È una macchina perfetta per i set, è una macchina perfetta per fare i cortometraggi. Se devi portartela in giro per fare robe al volo, devi essere già un gran manico, perché non è la macchina fatta per quello. Dà delle enormi soddisfazioni. Ecco, vedete che se ci mettiamo a fare un'analisi proprio di quei 4, 5, 8 elementi chiave che ci servono, prestazioni nelle basse luci, stabilizzazione in camera, 120 fotogrammi al secondo, e chi più ne ha più ne metta, se capiamo quali sono le esigenze per noi, un certo numero di macchine, anche macchine super consigliate, le togliamo subito, perché se noi abbiamo bisogno di fare, non so, il tiramisù, il sale non ci serve, quindi non è una questione di... bisogna proprio capire bene quali sono le caratteristiche e soprattutto farle sposare con quella che è la nostra esigenza. Quindi Blackmagic non è certamente una macchina da tutti i giorni, ecco.
Allora, vediamo ancora un po' di domande, anche perché mi sto... Ah, sto seccando la gola. Certo che dipende dal budget. Ciao Andrea, Ardi. Allora, Lek Patoku. Autofocus e resistenza agli alti ISO. Ho detto una cazzata, ho detto una frase sbagliata, ho sbagliato le parole forse. Allora, accidenti ragazzi, quante domande. Allora, vi seguo piano piano, eh. Ma sì, adesso poi Sony A7S3 più Canon R5, però li andiamo già su budget molto più importanti. Saranno sicuramente due macchine bomba quelle, però voglio dire, tanto le compreranno e compreremo quando avremo le esigenze particolari. Io vedo che probabilmente per le tendenze che vedo anche su alcune cose che stanno facendo in ambiti molto evoluti, il 4K 120 fotogrammi al secondo che ha annunciato Canon potrebbe essere una soluzione. Sicuramente ci sarà però anche su Sony, se ormai avete capito che quando uno fa una roba più o meno l'altro segue e la fa poco dopo. Allora, messa a fuoco in automatico su Jack 5 purtroppo non è. Allora, Saverio Silvestri possiede una Jack 5, aveva adocchiato l'obiettivo Sigma 18-35 che è strausato, ovviamente, da sempre viene usato su Panasonic, utilizzando un Viltrox FM2, ma stavo pensando di prendere anche una Sony Alpha M3. Hai un consiglio? Ho appena detto, Saverio, dipende da che cosa devi fare. Tu pensi probabilmente di risolvere un po' il problema delle basse luci col Sigma F1.8, è vero, non così tanto però come con Sony, quindi dipende anche dagli altri fattori che ti ho... Che dicevo prima, no? Il delta del prezzo è enorme perché in un caso parliamo di risolvere tutto con meno di 2000 euro, con la 7.3 più qualche lente giusta non stai nei 3000, no? Quindi quello fa la differenza. Se hai bisogno anche lì di un autofocus super performante, non è sicuramente GH5, quindi dette quelle due cose più il prezzo, la risposta già ce l'hai, Saverio. Che ottiche monti? Allora, io sull'A7 III non penso di prendere nessuna lente, nel senso che io uso lenti Canon, quindi infatti quello che vedete qua è una A7 III con l'adattatore per Canon. Questo è il Sigma MC11 che è un adattatore per Canon. Naturalmente quando utilizzerò questa macchina non avrò chissà quale pretese per quanto riguarda l'autofocus, però sui Sigma ho visto che funziona molto molto bene. Montando Sigma su adattatore Sigma, l'autofocus è, non dico perfetto, ma funziona molto bene. Con le lenti Canon, non con attacco Canon, quindi proprio con la lente Canon è un po' più tentennante. In foto funzionano benissimo con l'adattatore, in video no, come vi avevo già raccontato, peraltro, nel confronto che avevamo fatto diretto. Comunque io sulla A7 III monto le mie lenti con attacco EF Canon, anche perché quelle ho, poi magari prenderò qualcosa per essere snello, però vediamo se va più avanti. Ok, quindi Fulvio De Lucia, spero di averti risposto. GH5 non è fantastico, è uno dei problemi più grandi e non è come Canon e non è l'autofocus di GH5. Ripetiamo, non è Canon, non è Sony. Cosa ne penso dell'ultimo aggiornamento firmware della GH5? Non ha proprio risolto. L'aggiornamento clamoroso è quello della G9, perché la G9 era una macchina, è diventata un'altra macchina, cioè è diventata una GH5 praticamente, quasi, ma è quasi diventata una GH5 e ha persino qualcosa in più dal punto di vista della fotografia. Quindi, per rispondere a Giuseppe Fornari, è una macchina che era già comunque notevole di suo. Per usare lo stesso obiettivo per entrambe le macchine, prendendo l'obiettivo con attacco Sony invece che Canon. Non ho capito la domanda, Saverio. Stavo pensando di prendere una Sony Alpha M3, hai un consiglio? Per usare lo stesso obiettivo per entrambe le macchine, prendendo l'obiettivo con attacco Sony invece che Canon. Ah sì, forse dici con la GH5. No, non ho capito. Devi rispiegarmi.
Allora, G9 stupenda, l'ho avuta per un bel anche con AF con qualche accortezza. Sì, e adesso per il video è super. Canon M50 come entry level, Marco Fossati, mi sarebbe piaciuta la GH5, ma costava molto di più. Per iniziare a fare video va bene lo stesso, oppure ho fatto male? Ho fatto benissimo. Canon M50 per iniziare a fare video è perfetta. Ti devi concentrare tanto sulla tua capacità di raccontare, devi concentrarti, devi imparare bene a fare video, quindi devi imparare la tecnica del fare video, dopodiché quello che conta tanto sono le storie che racconti, quello che metti davanti alla camera, poi magari con un adattatore potrai montare qualche lente in più e poi quando vedrai che a un certo punto sei proprio super orientato al fare video, potrai eventualmente decidere di salire di livello e prendere una macchina più performante, però credimi che se sai che cosa vuoi raccontare, se già con una macchina entry level come la M50, puoi già iniziare con forza. Non riesci a entrare nel mio sito per i corsi smartphone service. Non so cosa, come aiutarti. Votraining.org. Votraining, questo Votraining qua. Si legge? Votraining.org, Giuliano Trento, Giuliano qua. Aspetta, votraining.org. Voilà. Spero anche di aver messo quello giusto. Magari perché c'è qualcuno. No, non credo che ci sia tanta gente collegata. Allora, vediamo un po'. Eliseo, G90, no, prenderei la G9, non c'è ragione per rimanere sulla G90 in questo momento. Allora, quale anello adattatore per la G80? Ci sono degli anelli adattatori, poi dipende da che lente vuoi attaccare. Se tu, per esempio, sulla G80, che è una micro 4 terzi, che è come la G9, che è come la Olympus, che è come la GH5, quindi stiamo parlando dello stesso tipo di attacco. Cerchi, non so, hai delle lenti vintage Olympus, tu vai a cercare su Amazon adattatore Olympus micro 4 terzi e ti dà una serie di opzioni che costano 20 euro, non è che costano 1 miliardo, quindi 20-30 euro, ce n'è uno della Gobbe, uno della Viltrox. Sono anelli proprio solo ed esclusivamente meccanici, perché voi mettete sopra una lente che è completamente meccanica, no? Le lenti delle macchine foto, magari avete in casa delle macchine foto, io ho il famoso 50 1.8 della Olympus, il 35 1.8 della Olympus, vecchi, fai naturalmente tutto a mano, fuoco manuale, diaframma manuale, però vabbè, sono lenti bellissime. Gli adattatori Alessandro costano 30-40 euro anche loro. Luca Viola giustamente dice che anche Sony inizia ad avere lenti interessanti a prezzi contenuti e accessibili, sia fissi che zoom. È vero, perché c'era un po' questa barriera di Sony col prezzo delle lenti che sono generalmente già parecchio alte, quelle della serie G Master, per esempio. Però vedevo oggi che il 16-35 F4, che è comunque una buona lente, costa, mi pare, intorno agli 800. E poi ci sono alcune fisse, tipo il 35, eccetera, che sono assolutamente avvicinabili. Luca Laurita, non devi ringraziarmi, grazie a te, è giusto qualche scambio di opinioni. Luca Viola è un grande utilizzatore di Sony. Esempio, vorrei acquistare una macchina che mi duri nel tempo, usata principalmente per documentare viaggi. Puoi sicuramente andare, se il budget te lo consente, sulla Sony A7 III. Se un altro elemento che io consiglio di tenere un po' in considerazione è anche il fattore peso, eccetera. Ovviamente sulle micro 4 terzi si viaggia molto più leggeri, per cui quando parli di viaggi bisogna vedere che cosa intendi. Però le micro 4 terzi in generale hanno un impatto in termini di peso per il fatto che le lenti sono molto più leggere, completamente diverso dalle full frame. Quindi Sony A7 III, Canon, eccetera, anche se la macchina al limite vi può sembrare
non pesantissima, le lenti poi lo sono in realtà, le lenti sono più pesanti, quindi puoi trovare un buon compromesso con la GH5. Io insomma vi cito, mi permetto di citarvi sempre, di andare a vedere Mr. Brinnock, perché su YouTube è un campione del mondo e utilizza GH5. Ovviamente lui utilizza GH5 con lenti Canon, però la GH5 è molto leggera da portarsi in giro. Se invece bisogna andare su situazioni di basse luci, ovviamente quello che ti dicevo prima. Allora, dove siamo arrivati? Panasonic 21.7. Alessandro, non è il fuoco, o lo fai manuale o se vai sul fuoco automatico. Il problema della GH5, cioè vorrei spiegarlo una volta per tutte, G9 e GH5, se io adesso mi metto qua e ve lo dimostrerò poi perché è la cosa più facile, no? G9, eccetera. Se io vi faccio una fotografia come questa, una fotografia per il video intendo, con quelle macchine lì, voi vedrete oggi una pasta fenomenale, no? Però se vi concentrate bene, vedete che il fuoco lo tiene, ma se vi concentrate poi bene sullo sfondo, non adesso perché adesso c'è la Canon ovviamente, ma con Panasonic, vedrete che fa sempre il cosiddetto hunting, cioè cerca, anche se la faccia vi sembra fuoco, vedrete che vicino alle luci tende a fare un po' di movimento. Purtroppo quella cosa lì è dovuta al fatto che l'autofocus non è così perfetto, quindi poco da fare, quindi capisco benissimo. O lavori in manuale, che insomma, fino all'altro ieri tutti hanno sempre lavorato in manuale, però la Fuji X-T4, l'ho già detto prima, Antonello, è file fantastico. Poi oltretutto ha tutte quelle combinazioni che mancavano prima, stabilizzazione, 120 fotogrammi al secondo. Credo che si ritaglieranno uno spazio pari a Fuji, Canon e Panasonic. Io non sono ancora completamente conquistato, perché vorrei vedere più lavori realizzati sul mercato, più gente che produce con Fuji, arriverà, però per adesso non sono ancora così folgorato da Fuji. Antonio Mazzuto, ciao maestro. No Antonio, per piacere. Ho preso la G80 con 25 1.7, un 35 100 2.8. Cosa ne pensi? Penso che hai fatto benissimo. Forse ti manca un grand'angolo, purtroppo. Purtroppamente ti manca un grand'angolo, Antonio. L'unica cosa. Forse avrei preso prima il 12-35 e il 25-1.7, che ti sarebbe per il ritratto, però magari tu volevi avere uno zoom, eccetera. Il 35-100-2.8 non devi mai darlo via, perché loro hanno due lenti Panasonic, 12-35 e 35-100, che sono quelle belle tutto fare, no? Diciamo, zoom tutto fare. Poi hanno messo dentro il 12-60, che non è proprio all'altezza né del 12-35 né del 35-100, quindi tu il 35-100 ce l'hai, ti manca, non hai nessun grand'angolo, quindi se sei in una situazione un po' stretta, tipo qua, questa ripresa qua, no, non potresti farla. Potresti fare una ripresa che assomiglia vagamente a questa, però dovresti già modificare, non, nemmeno, perché avendo tu il 25 sei a 50. Che va bene se vuoi fare questa roba qua, però se hai bisogno di vedere la stanza, vedi, non riesci a vederla. Adesso io qua sono sul 35 full frame, se tu metti il 25, che è la lente più larga che hai, Antonio, vai a finire a 50, mentre io qua sono ancora a 35. Quindi col 50, adesso non sto a smontarla, però sarebbe ancora più problematico, vedi. Purtroppo con le micro 4 terzi il problema è che non hai i grandangoli, cioè ce li hai, ma non proprio. Voilà. Ah, ti sei iscritto? C'è qualcuno che si è già iscritto? Grande. Mi fa molto piacere, smartphone service. Bisogna scriverlo su Google perché copiando non parte. Ah, ok. Scusa se rompo le scatole, ma sono molto interessato, dice Luca. A me piacerebbe fare B-roll, storia e mini movie. Mi consiglio una M50 e GX80 o un budget di 500? Ti consiglio la M50.
Ti consiglio la M50, Luca. Fidati, puoi fidarti. Non sto neanche a dirti i mille perché, ma poi se mi scrivi su YouTube te li posso dire, ma andrei sulla M50. Danny Deck, ti ringrazio, mi fa molto piacere che tu ti sia iscritto. Danny Deck. Ci vediamo allora poi nel corso. Comprando un solo obiettivo, il Sigma 18-35, avendo due corpi macchina, GH5 che ho già e Sony A7 III che vorrei comprare, in che modo posso usare lo stesso obiettivo? Le macchine hanno attacchi diversi. Ah, hai un unico obiettivo? Beh, se hai il 18-35 attacco Canon, devi avere ovviamente due adattatori diversi. Un adattatore che usi per montare il Sigma 18-35 su GH5 e uno che usi per montarlo su A7 III. Devi avere due adattatori, capisci? Uno da Sigma a GH5 e uno da Sigma a 7.3. Poi se l'hai preso con attacco Canon, va benissimo. Naturalmente se è un attacco Sony, su Sony lo monti senza adattatore. Ciao Alessandro Zerbini. No, il corso è già iniziato, quindi ci sono chi si iscrive adesso ha 15 lezioni registrate, che sono quelle che sono già successe. E quindi altre 11 che devono ancora esserci dal vivo, le prossime. Quindi il corso è in corso, non è ancora finito e non inizia l'anno prossimo, nel senso che non sappiamo ancora quando inizierà il prossimo. Quello di cui vi sto parlando è quello che c'è in questo momento. Chi si iscrive adesso ha un tot di lezioni che sono già successe, ma insomma, sul sito è tutto spiegato. Sony A7 III 28-75-28. Penso che sia un'ottima lente per cui partire, con cui partire. Ne hanno venduti tantissimi insieme alla Sony, di Tamron 28-75. È una lente discreta, come vedi, non ti ho detto, è una lente formidabile, però una buona lente. Tamron sta facendo una bella evoluzione con le lenti. Quindi penso che tu abbia fatto bene. Vorresti acquistare, quindi non l'hai ancora acquistato. Ok, per me, ti faccio un esempio: l'unico dubbio che avrei è che a me piacciono molto i grandangoli, così, no? Quindi, se ho una sola lente e non ho niente che mi arrivi dal 16 al 28, mi sentirei un po' per i miei gusti un po' limitato. Quindi, quantomeno andrei dal 24. Però magari a te dei grandangoli non frega assolutamente niente, per cui va bene, come rapporto qualità-prezzo è ottimo, direi. Stavo rispondendo a Simone Melis. 24-70, stesso discorso che ho fatto adesso per Simone Melis, lo ripeto a Fabrizio Aiman. Tamron 24-70, va bene, è un buon compromesso. Poi uno pian piano, il 24-70 2.8 della Sony costa decisamente di più. Lenti leggere e performanti. Ecco, vedi, ti ha risposto sotto Raste Stefano. Ciao Stefano. Tamron 17-28, 28-75 F2.8. Sono il Tamron fa l'alternativa economica a quello che puoi trovare Sony su Sony, ovviamente. Sì, i Sigma sono formidabili, come dice giustamente Luca Viola, sono decisamente pesanti. Quello che vedete là è un Sigma, quello Sub, vabbè, se non lo vedete comunque. A me piacciono molto i Sigma, non tanto quanto i Canon, ovviamente, però di gamma alta, però sono ottimi, sono molto pesanti, come dice Luca Viola. Per cui, se siamo in economia, abbiamo comunque fatto uno sforzo già per comprare la macchina, va bene prendere i Tamron e poi uno pian piano che sente proprio l'esigenza. Quindi, sia Canon che Sony adesso hanno messo sul mercato comunque sulle nuove macchine, e anche per quanto sembra che dovrebbe uscire di nuovo, dei fissi 1.8 che non sono male come qualità. Costano poco, sono leggeri, eccetera. Quindi sicuramente ci sono sempre più livelli di gamma.
adesso Canon c'era già arrivata, Sony sta seguendo in pieno, e quindi c'è la possibilità di prendere lenti di più livello diverso in termini di peso, in termini di qualità, in termini di costo. Uno può partire così e poi piano piano, quando inizia a vedere che gli manca quella qualità in più, può fare il passo successivo quando il budget lo consente, per cui senza fretta, non c'è bisogno di... Tanto, ragazzi, cioè, io lo ripeto sempre, chi... puoi avere l'attrezzatura migliore del mondo, ma se sei apatico e non sai che cosa raccontare, non sai che cosa inquadrare, non hai qualcosa da dire di importante, purtroppo non è la camera che risolve il problema. Quindi... A me la Nikon, la Z6 non dispiace affatto, né Z6 né Z7. Secondo me la politica che hanno fatto negli ultimi anni è stata quella di dire abbiamo fatto una cazzata con a non seguire il video, il comparto video come si doveva, e adesso facciamolo seriamente. Quindi le due macchine sono un segnale chiaro del fatto che vogliono dedicarsi al comparto video bene. Se continuano così, anche loro rientrano pienamente tra il mondo di mirrorless nel quale andare a cercare. Negli ultimi anni avevano fatto un po' quelli che se ne fregavano, quindi hanno perso un po' di mercato, lato video. Federico Tonozzi. Ma Federico, ciao, ma pensa un po'. Veramente tanto, veramente tanto che non ci vediamo. Fa molto piacere anche a me, mi fa molto piacere, Federico, sentirti da Stoccolma, bravo, bravo. Beh, insomma, però sentiamoci poi anche via Facebook, così mi racconti un po' cosa è successo in questi anni. Allora, sono contento, Federico. Alberto, Giuliano, sarebbe bello un video con consigli e tecniche su come fare interviste in interno ed esterno. Ok, lo faremo. Alberto. Nicolò conferma Sigma Art nella sua esperienza su Canon sono delle bombe. Assolutamente sì. Tu avevi il 1835 anche tu, no? Nicolò, mi pare. Sì. Allora, Andrea Perrotta, ho visto video che... Ho saltato qualcosa, no? Alberto? Andrea Perrotta, ho visto video che comparano la 7.3 alla DXM2, dove dicono sia superiore in video alla 7... penso che lo stai chiedendo alla persona sbagliata. Allora, io... te lo dico in privato. La 7.3 non è migliore della... Canon 1DX, questo assolutamente dal punto di vista video. Poi se lo chiedi a me proprio non c'è storia, non c'è proprio storia. Però la Canon 1DX ha delle complicazioni di altro tipo che possono far propendere invece per la Sony. Capisco perché molto la pasta in certe cose può ricordarlo, perché c'è questi neri che anche a me ricordano un po' la 1DX. Però non è proprio da mettere a confronto. Non... spero di averti risposto, poi non voglio dire di più, difatti la 1DX rimarrà lì ovviamente perché non, da lì non si muove. No, penso che non ci sia paragone. La caratteristica, il timbro della Canon 1DX Mark II non è equiparabile da nessuna macchina, non costerebbe quello che costa, come non si può mettere la EOS R di fianco alla C200 perché sono proprio due mondi diversi. Ciao Stefano, Filippo. Ma io non so, quelli su Sony non lo so, Luca. Io la differenza tra il 70-200 Tamron su Canon la vedo, poi non è una differenza che mi fa non mi cambia la sostanza, cioè posso girare sia con Tamron 70-200 che con il Canon 70-200. Dirti che non vedo la differenza, la vedo. Esattamente come la vedo però adesso io lì ho il 24-70 Sigma rispetto al 24-70 Canon serie L, sono diversi. Dirti che uno è più bello o più brutto, su certe cose userei il 24-70 Sigma
e su altre utilizzerei il 2470 Canon perché è più morbido, ha un tipo di timbro diverso, no? Però certamente tu hai usato tanto Sony, quindi se mi dici che vedi Tamron molto molto simile alla fascia alta di Sony, perché non crederti, ecco. Sì, l'ho provata la S1H, è fantastica. Diciamo che se dovessi andare su full frame, magari con le prossime che faranno, ci potrei fare un pensiero, ecco. È il primo tentativo, io sinceramente io l'avevo vista a Londra, ero casualmente a Londra quando ho fatto la presentazione della S1, quindi sono andato a vederla e non mi aspettavo che fosse così massiccia, mi aspettavo un qualcosa di un po' più contenuto, però comunque ha un sacco di caratteristiche bomba, quella la S1 Panasonic. Un sacco di ha un file fenomenale, bellissimo proprio. Però non mi aspettavo la facessero così grossa. Allora, avevo ragione, vedi, Nick. Patrick Trentini, ciao Giuliano, ho cominciato a girare video didattici in ambiente senza luce naturale, ho provato con... sta scrollando qua. Con XT200, ma le riprese sono scurissime, molto meglio iPhone 11. Cosa ne pensi? Sì, purtroppo se devi girare in basse luci, penso... Beh, poi hai il F3.5 di apertura del diaframma, abbinato a una macchina non particolarmente performante in basse luci, purtroppo penso che devi cambiare lente oppure devi prendere una macchina per lavorare in basse luci. Oppure, è una cosa che vedo che è troppo trascurata per cui la ripeto, un conto è se uno deve girare in basse luci perché deve girare in basse luci in situazioni in cui non può fare altrimenti. Però ragazzi, cioè, le luci sono un ingrediente fondamentale per chi fa video, per cui dovremmo averle sempre almeno due luci. Cioè, non si può fare video e non avere le luci, perché ci sono mille contesti in cui le luci vi servono. La luce per fare video è fondamentale, per fare fotografia è fondamentale, non tanto quanto per il video, però per il video è veramente fondamentale. Per cui se andate a cercare situazioni in cui c'è poca luce o se non illuminate bene la scena, crolla tutto, nel senso che non si può fare niente. Se io qua spengo la luce principale, no. E poi dico, vabbè, però aspetta, ce l'ho... Guardate quanto l'abbasso adesso, l'abbasso. Mi sembra che mi faccia scendere col telecomando fino a 25%. Ok. Ed ho una Canon EOS R con cui sto facendo le riprese in questo momento. Se andassi ancora più basso, al 10%, alzassi l'ISO, comincio già a vedere qualcosina che non va. Se io non illumino bene, comunque non ottengo un buon risultato. Cioè la luce è l'ingrediente fondamentale per fare questo... per fare fotografia, per fare video. Quindi posso sopperire, se devo fare dei video didattici, soprattutto rispondendo a Patrick, devi dotarti di luci. Se ti doti di luci, puoi fare bei video con qualsiasi macchina. Io oggi facevo dei test con una GoPro, per una roba che sto sperimentando, nonostante la GoPro sia l'ultima delle macchine da usare con luce bassa, ma con le luci artificiali funziona perfettamente, anzi è una bellissima pasta, la usi al buio è un disastro, quindi non so se ti ho risposto Patrick. No. Ho perso la... no, eccola qua. Ero arrivato a Patrick. No, guarda Giuseppe, io piuttosto rimarrei ancora sull'80D, no, non è necessario, cioè non vedo questa grande innovazione nel 90D, non ci vedo tanto la ragione, per cui o rimango su Panasonic G9 o GH5 o se no non andrei su 90D, però opinione personale, non è né carne né pesce. Difatti in questo momento molti denunciano nel senso positivo il fatto che manchi quel qualcosa sui 1000 euro, cioè c'è la Canon EOS RP che sta su quella cifra lì, però anche lì sembra che non si riescano a collocare bene Canon su un certo range di prezzo. In questo momento non prenderei la 90D, prenderei anche soltanto un 80D usata.
Andrea, se vuoi, tra l'altro, tra poco cioè penso che sicuramente ci saranno dei buoni prezzi sulla 1DX, per cui potresti andare a cercartela se ti interessa. Stefano, ciao Stefano, Andrea Mauro, ciao Andrea. Andrea è un allievo del corso. Lenti Leica su GH5, da quello che vedo mi piace moltissimo la loro resa. Cosa ne pensi? Prezzi giustificati? Che lenti consiglieresti? Ma dici, intendi Leica Panasonic Leica o intendi Leica Leica? Non ti consiglierei di andare sulle Leica per GH5 in generale, nel senso che su GH5 tipo una macchina open source, per cui puoi metterci qualsiasi lei, con l'adattatore giusto puoi metterci quello che vuoi. No, non hanno risolto, esatto. Allora, tra la EOS R e la 1DX, cosa ne penso, Nicolò? Ti dico sinceramente, allora, potrei prenderla da diversi punti di vista. La EOS R è una macchina favolosa come macchina moderna per assolvere a una serie di funzioni. Se uno ne ha bisogno come bicam da mettere di fianco a una C200, per esempio una C100, è perfetta. Il log della EOS R è fenomenale perché lo prendi, lo metti sulla linea di montaggio, fai così, tocchi un attimo e funziona alla stragrande. Ha dei colori fenomenali, lo vedete qua, questa è la EOS R e sto facendo una live, quindi non è che non è anche curata più di tanto. La 1DX Mark II è un altro livello. La pasta della 1DX Mark II è ineguagliabile, è proprio cinematografica, anche se non è nata per quello, però ha un tipo di sensore e un sistema di trasferimento di cattura sul sensore dei file, che sono file sostanzialmente fotografici, che non è paragonabile. Certo, non è una macchina comoda la 1DX, cioè devi essere uno che ha voglia, è un po' da Marines del video. La EOS R è molto pratica, la 1DX adesso inizierai a trovarla usata a dei prezzi, te lo dico perché io ce l'ho in vendita la mia, nel senso che sto valutando se tenerla o non tenerla, però sono dato che ne ho. Avrei accesso anche a un'altra 1DX Mark II. Però non ha la praticità, diciamo che se non è quello il problema particolare, la 1DX adesso quando scenderà di prezzo sotto i 3.000, però non voglio. È una macchina di cui bisogna parlare approfonditamente, perché è una macchina che può dare soddisfazioni che nessun'altra macchina è in grado di darti, e nello stesso tempo è una macchina impegnativa, un po' come guidare un fuoristrada. Se sei appassionato di fuoristrada è fantastico, se vuoi andare a fare la Torino Milano avanti e indietro non serve a niente. La 250D mi pare che sia è ancora, non è una mirrorless, sinceramente Diego in questo momento non so, quella è una fascia di prezzo che non seguo tanto, quindi la 250D secondo me non è una mirrorless, però potrei sbagliarmi. Se non è una mirrorless te la sconsiglio perché il fatto di poter lavorare col mirino ogni tanto non è male. Però penso che come caratteristiche sia praticamente la copia della M50. Grazie Nico, da ex corsista. Vabbè, ma tu oramai la sei lunga, altro che corsista, oramai sei diventato grande, molto grande. Sei sempre stato molto attento, tra l'altro, a questo concetto, quindi. Mamma mia, come scatta la chat, passa una velocità pazzesca, non riesco a rendermi conto di chi ho visto. Antonio, purtroppo se mi scrivi così non mi ricordo qual era il soggetto. Niente, ti ho perso. Vabbè, Antonio, mi spiace, ma non riesco a capire di cosa mi stai chiedendo. Antonio Mazzuto. Ciao Giuliano, complimenti ancora, alla prossima. Marco Fossati, grazie mille.
Fabio Ferrara, sì, ne parlavo poco fa, file strepitoso, su set è perfetta, è la macchina perfetta. Se devi usarla per farci, per andarci in giro, riprendere eventi, no, a meno che non l'attrezzi in un modo particolare. Però la Blackmagic 4K, che costa niente, è un'altra macchina fenomenale. Se facciamo cose posate, cioè facciamo cortometraggi, facciamo i set, facciamo le cose sotto controllo, una macchina da mettere lì sul cavalletto, sul gimbal, da operare bene, fuoco manuale, eccetera, vabbè, anche la 6K costa niente, no? Però non è per tutti, quindi non è una macchina da prendere per farci un po' di tutto, non è quella. Le luci che ti consiglierei io per non spendere una cifra spaventosa, Marco Venturini, sono le Godox, che sono quelle che uso io. Ci sono anche della New Era, sostanzialmente loro brandizzano, cioè comprano prodotti e li rimarchiano, quindi ce ne sono diversi che hanno lo stesso prodotto. Se hai un budget più alto, puoi prendere anche una 120D, una Puture, però dipende da cosa devi farci. Io, quello di cui parlavo prima, un set di luci da avere, non spendere troppo, SL60, SL150 della Godox, e parti da lì. Ce le hai, all'esigenza le utilizzi. Se sai che devi andare molto su in situazioni dove non hai a disposizione delle luci, non hai a disposizione l'attacco alla corrente elettrica, ti consiglio di prenderle con la batteria, perché altrimenti ti troveresti in braghe di tela. Però due luci servono, cioè non si può fare video e non avere le luci, cioè a meno che non fai soltanto i video di viaggio dove ti porti dietro giusto un piccolo leddino, se no due luci ci vogliono. E oggi con €300 più o meno, due luci le prendete complete. Blackmagic è una camera da set, LEC, giusto. Dove c'è il mio video? Non è proprio recentissimo, ma è tra i più recenti che ho fatto ancora in studio, quindi di qualche mese fa, dove c'è l'elenco delle attrezzature, trovate tutti i link alle cose che uso io, quindi se volete andare a vedere. Comunque Godox, SL60, SL60, SL150, poi qua c'è un'altra, per quelli che, faccio vedere così, allora, quella laggiù, no, questa qua è soltanto una luce di riempimento, vedete, questo fa giusto questa roba qua. Se io spengo, vedete il lavoro che sta facendo quella luce lì, non dovrebbe essere, magari anche non in scena, però comunque è quella, e fa questo profilo qua dietro, che serve un po' a staccarmi dallo sfondo, no? Poi c'è quella luce laggiù, quella gialla che vedete, che è una luce d'ambiente e basta, e poi c'è una luce che manda sulla camera, e ve la faccio vedere meglio, così. Ok, quella lì è la Canon 1DX, e lì sopra c'è la 120, la SL200 Godox, la luce che sta puntando proprio sulla camera. E poi c'è la luce principale, che è questa qua. Adesso sono in fuoco manuale. Stum. Ok? Queste sono le luci. Naturalmente con i diffusori, con tutto, altrimenti... Boom. Ragazzi, mi piacerebbe rispondere a tutti, siete veramente... Il fatto che poi siate 100 mi riempie veramente d'orgoglio, mi fa molto piacere, perché si vede che mi fa piacere chiacchierare con me. Devo dirvi la verità che mi piacerebbe di più chiacchierare, cioè sentirvi parlare, però troveremo il modo in futuro. Certo, Vito Daniele Fontana, che ti consiglio il mio corso, anche se sei un camcorder. Non dovrei dirtelo io. Puoi fare certamente il corso con il camcorder, perché così capirai una serie di cose anche per quanto riguarda la ripresa, che non sono tanto diverse. Il camcorder non ti consente di fare una fotografia curatissima, perché non hai la possibilità di scegliere a 360 gradi le lenti. Detto questo, tutto il mondo del video di cui parliamo nei nostri corsi vale anche se tu hai un camcorder. L'unica cosa che, no, che a te non interessa in questo momento è relativo alle lunghezze focali, alla possibilità di cambiare le lenti secondo un determinato ragionamento, però per il resto, se vuoi iscriverti al corso, io sono solo contento, Vito.
GH5S, al di là della stabilizzazione, alle basse luci la vedi veramente così performante? C'è chi dice che alla fine sono solo pochi stop che non fanno la differenza di prezzo attuale. La differenza di prezzo attuale non la fanno neanche secondo me. C'è stato un momento in cui non ha lo stesso sensore in realtà, è proprio un processo diverso. Per cui utilizzata bene è veramente più performante della GH5, su questo non ho dubbi, però per il prezzo che ha andrei sulla 7.3. Voi vi fidate a prendere macchine usate? Giuseppe Bonelli, è una domanda da 100 milioni di dollari. Questa qua io l'ho presa usata, anche perché se no non l'avrei presa, l'ho pagata 1.400 qualcosa, la 7.3, però è praticamente nuova. Stranuova, quindi tutti quelli che hanno comprato delle macchine che avevo io sono sicuro che hanno comprato delle macchine perfettamente funzionanti, perché quindi se trovi una macchina, scusate, avevo lasciato la luce bassa, vi chiedo scusa, mi sono accorto adesso, se, mi raccomando sempre molta attenzione quando comprate l'usato, però si può comprare. D500 Nikon, non saprei Gabriele, non la conosco proprio, però ti posso dire che Nikon non è proprio eterno dilemma, perché? Perché Marco Yamez Web, eterno dilemma, quale sarebbe l'eterno dilemma? Allora, la mirrorless e la fotocamera normale, come faccio a farti vedere? Allora, la mirrorless, questa macchina qua, no? Ha la lente, attraverso la lente passa l'immagine che va direttamente sul sensore. Invece, e poi tra l'altro, quello che tu vedi nel mirino è un piccolo televisorino, diciamo, elettronico, così come quello che vedi nel display. Invece, in una mirror, in una macchina con lo specchio, quindi che non è mirrorless, perché mirrorless vuol dire senza specchio, all'interno qua c'è uno specchio, per cui quando tu l'immagine arriva all'interno, viene riflessa dallo specchio, otticamente quello che tu vedi attraverso il mirino è esattamente l'immagine che ti rimanda lo specchio, no? Quindi quando stai per fotografare c'è lo specchio su che manda l'immagine, quando clicchi lo specchio si sposta e impressiona il sensore. Invece nel video, nelle macchine con lo specchio, le DSLR, le non mirrorless, lo specchio si abbassa sempre mentre fai video e rimane abbassato ovviamente, no? Questo significa che mentre stai facendo video con una DSLR non puoi guardare attraverso il mirino, perché il mirino non ha lo specchio ed è disattivato. La differenza sostanzialmente è quella che ha comportato però una serie di altre enormi differenze nella gestione del file, nel sensore, nella dimensione, nel peso. Quindi questa è la differenza, Stefano, Filippo. Stai parlando pari dei musci di una, immagino, di una Panasonic GH5? Purtroppo quel problema lì a 7 c'è per forza. Allora, il discorso è semplice, e poi arriviamo, vado a chiudere perché è già un'ora che siamo qua, però. Il problema delle micro 4 terzi è un problema che non, è il gatto che si morde la coda, cioè è vero che il 7 è all'angolo di un 14, però è sempre un 7, per cui quell'effetto di distorsione che fa quando ti muovi è normale che ci sia. Nell'8-18 lo fa un po' meno, però io dubito che a 8 non lo faccia per niente quell'effetto di distorsione. Purtroppo quello anche l'ultimo, quello nuovo, il 10-25 costa un botto. Io non andrei, non so, per probabilmente ti serve per fare appunto dei video in cui vuoi un panorama molto molto marcato e potente. Io non andrei su micro 4 terzi, non andrei sotto al 10. Il 10 e mezzo per esempio della Voigtlander Nocton è ottimo, però è un altro tipo, un altro universo. 7.5 io non ho mai visto una lente su micro 4 terzi che non ti faccia un brutto effetto quando muovi. Stai fermo non c'è un problema, se ti muovi è finita.
Non so dirti Maurizio Lunardi, possibile, sì, però non lo so. L'autofocus della Sony in generale mi pare veramente molto, molto veloce. Guarda, matrimoni posso dirti che un sacco di matrimonialisti usano GH5 A73 sicuramente. Accidenti, non capisco come questi scatti, mi perdo. Con un'ottima messa a fuoco, boh, risposta, A73. GH5 non ha un'ottima messa a fuoco. Tra i lavori racconti visivi che ho fatto, ne è uno a cui sei particolarmente soddisfatto dal punto di vista delle storie e sicuramente i documentari. Se vai sul mio sito un po' di cose le puoi vedere, però sono affezionato un po' a tutti, alle cose che ho fatto, tranne magari quelle un po' più puramente commerciali, che magari non è che ti lasciano una memoria affettiva particolare, però i documentari sì, i documentari sono contento delle cose che ho fatto, molto molto affezionato, ecco. Non ho capito la domanda, ma Vinny Cognetti, eh sì, devi guardartelo domani allora. Cerco di andare un po' al fondo, vedere M50 o Sony A6400? Se hai il budget, 6400, se non hai il budget, M50. Dipende anche da cosa devi fare. Giuliano, visto che è una 73, chiede Stefano, non chiede, afferma, perché non entri in uno dei profili colore e se la settimana con una colorimetria tipo le tue amate Canon? No, adesso hai cancellato il messaggio, Stefano, non ho capito niente. Arles Play AD fu la prima Nikon a fare i video 4K. Oggi la D7500 ha diaframma magnetico e molto altro. Funzione zebra per luce molto alto, le funzioni a parte il mirino è quasi uguale. Io purtroppo quando mi mettete mezzo messaggio, Jimmy Soul, il corso è per principianti intermedi, non è un corso avanzato, un corso principianti intermedi. Allora, rispondo ancora a Ettore Mirarchi, anche se più o meno ho risposto, se guardi l'inizio della presentazione del video di oggi ho risposto. Tra GH5 e A73, se hai l'esigenza di lavorare bene con l'autofocus, bene in bassissime luci, è meglio A73. Se invece hai bisogno di una macchina leggera per viaggiare, comunque con un file strepitoso, con 4K60 e una serie di altre cose che, per esempio, 4K60 A73 non ce l'ha, la GH5 sicuramente è ottima per la scelta anche di rapporto qualità-prezzo, però basse luci e autofocus A73, se c'è il budget, quindi. Allora, vi ricordo che ancora per mezz'ora vi lascio di nuovo i codici sconto, Giuliano40, mi sa che non c'è più lo sconto Giuliano40, ma se siete interessati potete andare, Giuliano30 e vi lascio anche questo come sconto su www.votraining.org, dovete copiare e incollare sul browser. Se volete ancora acquistare, venire a fare il corso con me, sapete che è un corso live, ci vediamo il lunedì sera e il giovedì sera, una volta il lunedì, una volta il giovedì, andiamo avanti ancora fino a luglio. Ultima domanda, quella di Roberto dice, io non ascolto, lo sai che ho appena comprato la M50, l'hai fatto benissimo a comprare la M50, l'hai fatto molto bene. Visto che è una 73, perché non entri in un profilo colore e non la settiamo di Canon? Si può fare, dice. Certo, perché no?
Perché no? Ma io la Sony però la setterei come Sony, perché con la Sony fai la Sony, con la Canon fai la Canon. Quindi, però certo che si può fare tutto oramai. Allora, ragazzi e ragazze, grazie mille a tutti per aver seguito anche questa sera. Io spero di avervi dato un po' di risposte che è arrivata Alessio Furlan. La Sony fa bene. E niente, ci rivediamo naturalmente la prossima volta. E grazie di tutto, naturalmente. Seguitemi sul canale. Buttate dentro, mi raccomando, sotto i video, sotto a questo, sotto gli altri che trovate, dei suggerimenti, delle richieste di cose che volete vedere, di dubbi che avete. Mi raccomando, perché il canale serve per quello. L'idea della comunità serve per cercare di dare risposte. Quindi, insomma, mandate, scrivete quello che volete, io sono sempre molto molto disponibile. Dalla settimana prossima, quindi, inizierete a vedere la presenza di Canon, di Sony, di GH5. Devo dirvi la verità, non vedo l'ora che mi torni a casa dal GH5, perché sono contento. Il mio grande amore del passato in ambito video, Panasonic, e quindi vedrete delle cose molto più variegate, molto più anche con una certa evoluzione, spero che apprezzerete nei prossimi mesi. Insomma, quando usciamo da questa situazione, cerchiamo di metterci dentro un pochino di grinta, è una cosa che auguro a tutti voi, un pochino di pace, un po' di serenità, perché insomma abbiamo passato 3 mesi veramente terrificanti, adesso però mettiamo il turbo e cerchiamo di uscire dal pasticcio e di uscire alla grande. Quindi, grazie a tutti e alla prossima. Buon tutto, buon inizio settimana.